Siamo nel parco della Gola della Rossa e di Frasassi. Avremo tantissime curiosità, avremo arte, avremo un'immersione nel Medioevo, ma soprattutto avremo tanta natura. E devo dire che abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare una location per iniziare, perché dove ci giravamo c'era qualcosa di meraviglioso. Alle mie spalle c'è il mare Adriatico, queste immense distese di verde, quelle rocce e Jacopo, che è il presidente del comitato scientifico di questo parco. Jacopo, dove siamo esattamente? Esattamente siamo a Castelletta, frazione di Fabriano, all'interno del parco Gola Rossa di Frasassi, a 900 metri di altezza. Ma da qua si vede il mare, che è a quanta distanza? Il mare è distante 50 km. Però lo si vede meravigliosamente. Qual è la caratteristica di questo territorio? È un territorio ricchissimo di biodiversità. Qui ci sono 105 delle 124 specie nidificanti di uccelli. Cioè, ci sono oltre 1500 specie di flora. Ed è un'area ricchissima di fauna selvatica. Qui abbiamo lupo, gatto selvatico, aquila reale, lanario, pellegrino, in un ambiente creato dall'uomo con la pastorizia negli ultimi millenni. Senti, ci sono delle gite organizzate, delle gite guidate per vivere questo luogo, oppure, come abbiamo fatto noi, abbiamo detto vediamo un po' cosa c'è? Il Parco Gola Rossa di Frasassi ha il centro visite e la sede anche a Serra San Quirico e anche a Fabriano, e ha delle guide che organizzano proprio visite guidate in tutta l'area. Bene, adesso noi scendiamo a Castelletta, che nominava Jacopo, per sapere un po' di questo borgo importante, della sua storia, del suo presente e del suo futuro. Grazie Jacopo. Questi vicoli che stiamo attraversando hanno oltre 1000 anni e noi siamo in uno dei 16 castelli che animavano la vita di questo parco della Gola della Rossa e di Frasassi. Questa è Castelletta. Alessandro, qual è la storia di questo castello? Parte appunto dagli antichi romani, abbiamo come primo presidio quello del Tempio di Minerva, per arrivare poi all'anno 1000, dove c'è appunto la famiglia Iatti dei Rovellone, che avranno come massima estensione 16 castelli nella zona. Qui nacquero anche vari ordini religiosi, tra cui quello dei Silvestrini, uno dei 20 o più congregazioni, delle 20 o più congregazioni dei Benedettini. San Silvestro, prima di andare a Montefano, dove edificò il primo eremo, si fermò qua. Esatto, a Grotta Fucile, quindi tornato appunto da Osimo si è fermato qua in uno dei possedimenti appunto dell'allora Rovellone. Qui vivevano 1000 persone un po' di anni fa, poi cos'è successo? E poi negli anni 50 diciamo che si sono mossi in giro per il mondo, soprattutto in Germania, per poi attraversare anche le più importanti città italiane per lavorare. Quante persone risiedono adesso qua? Ne abbiamo 12 d'inverno e d'estate ritornano tutti quanti felicemente in questo mare verde. Alessandro, tu sei tra i tanti che vivono in città, ma poi appena puoi ritorni qua in questo luogo con 12 persone. Perché si è attratti da questi posti così disabitati, così isolati, così senza vita? Il fatto che qui non ci sono grandi supermercati o grandi centri di luoghi di aggregazione dà l'opportunità di poter riflettere, anche un ambiente abbastanza romantico, e poter rigenerare la propria mente per tornare ad affrontare la vita di tutti i giorni. Giorni nel momento in cui si ritorna nella grande città. Lasciata Castelletta per raggiungere quest'altro castello del Parco della Gola della Rossa che ospita il nostro weekend, siamo stati attratti dal Santuario della Madonna della Grotta. È posto in una ripida parete rocciosa, è davvero incantevole, piccolino, meta di pellegrinaggi a piedi che partono da tanti luoghi e da tante località non distanti da dove siamo ora. Narra la leggenda, vuole
la tradizione che la Vergine apparve a un pastorello che stava lavorando a poche centinaia di metri proprio da dove è stato costruito il santuario. Qui siamo al castello di Precicchie, un altro gioiello immerso nel verde e nella natura, dove si respira quest'aria così straordinariamente bella e pulita. Lucia, qual è la storia di questo castello? Questo castello ha un'origine piuttosto antica, infatti se la prima menzione si ha in un atto che risale agli inizi del XII secolo, sicuramente la sua fondazione è molto più antica rispetto a questa data. Di questo castello sappiamo che comunque la sua particolarità fu nei secoli, fu nel tempo conteso da tantissimi comuni limitrofi. Difatti, non a caso, vediamo qui la struttura difensiva molto, molto evidente. Il castello di Precicchie si dotò di una fortificazione, di una struttura molto compatta. In primis vediamo la porta, l'accesso era consentito soltanto da questo lato, quindi l'accesso arrivava da sud. Non a caso questa rampa sulla quale ci troviamo ora prevede un dislivello di circa 4 metri rispetto alla strada principale per impedire l'assalto, per rallentare l'assalto dei nemici. Beh, a volte questi luoghi così anche apparentemente disabitati hanno la fortuna di avere un personaggio come Don Pietrino Ciccolini, che crea un gruppo di ragazzi, un gruppo di amici che danno vita a questo luogo. Qui vita ce n'è. Lucia, quante rassegne, quante iniziative durante l'anno? Le principali sono tre. Una che si svolge nel periodo natalizio ed è la più longeva, perché è il presepe vivente, che si svolge ormai dall'85 la prima edizione. Poi in estate ce ne sono altre due. Una è il premio cinematografico e televisivo Castello di Precicchie, giunto già alla sua ventesima edizione, e il Palio dei Campanari, che fa rivivere proprio la vera atmosfera di Precicchie, ovvero quella del Medioevo, che è la veste che, insomma, che più la contraddistingue. Tutto questo in un paese che, contraddicimi se sbaglio, ha due abitanti. Esattamente. Viva Precicchie! Fabriano porta nel suo nome due grandi protagonisti, il Fabbro e il Giano, Faber in Janus, il Fabbro che lavora sul fiume Giano e proprio nello stemma di questa città. Questo è il fiume Giano, che negli ultimi anni, negli ultimi 100 anni, ha avuto una storia un po' complessa, Roberto. Sì, è stato dapprima coperto nel 1926 per questioni igienico-sanitarie, per poi essere oggetto di un progetto di recupero a seguito del sisma del 97, e è attualmente scoperto, è recuperato alla città nella sua interezza, e questo è stato possibile grazie allo spostamento delle fognature dal dentro l'alveo all'esterno dell'alveo, rendendo così l'acqua pulita e il fiume è potuto essere restituito alla città. Inoltre è stato recuperato per dare la possibilità di essere visitato e quindi una passeggiata lungo il fiume che prima non esisteva. E dal fiume Giano, tramite questa scalinata, arriviamo a Castelvecchio, il cuore di Fabriano, per visitare un luogo affascinante che è l'Orto degli Olivetani. Siamo dentro Castelvecchio, questo è il giardino degli Olivetani, l'Hortus Conclusus degli Olivetani, che erano qui e che ora è stato tutto recuperato, perché abbiamo qui un'azienda servizi alla persona che segue le persone malate di Alzheimer, e anche l'orto che vedi, il percorso che vediamo, è fatto per loro pure. Olivetani, che era un ordine religioso maschile che era confinante con un altro importante monastero di suore. Sì, il monastero delle Clarisse, che sono qua, le Benedettine, un ordine di clausura che confina con un muro chiuso e una impossibilità di comunicazione. Il
patrono di Fabriano è San Giovanni, si festeggia il 24 giugno e la città si anima grazie al palio di San Giovanni. Le cantine diventano luoghi di incontro durante il pranzo e durante la cena, una rievocazione che naturalmente ha come protagonista il fabbro nel Giano di cui parlavamo in inizio di questa puntata, e oggi qua gli arcieri. Giancarlo, questo è un vero sport? Sì, è uno sport a tutti gli effetti. Si utilizzano archi di tipo storico, riproduzioni di archi storici in legno e con alcuni con fibre composite. Qui oggi sono presenti, come si chiamano, sportivi, compagnie arcieri. Atleti, arcieri che arrivano da Marche, Umbria, dalla Romagna, dal Lazio. Quanti siete? Ma oggi siamo in 267 e normalmente, ecco, ogni gara più o meno siamo tra i 250 e 300 e passa. A che età si inizia a fare questo sport? A qualsiasi età, già cominciano dai 6 anni in su. Che caratteristica serve per diventare un buon arciere? Una buona mira, un fisico particolare? Mira, calma, concentrazione. Sì. Sì, queste sono le doti quelle più importanti. Tu come vai? Sono scarsino. Scarsino, sì. Però la sa raccontare. Allora, complimenti ragazzi, buon lavoro. Grazie. Anche l'Infiorata è protagonista di questo palio di San Giovanni. Sono quattro gruppi di splendide signore che sono qua alle nostre spalle, che impiegano quante ore a realizzare un capolavoro, perché si tratta davvero di un capolavoro. Io mi auguro che da casa riusciate ad avere l'emozione che abbiamo avuto noi entrando e vedendo questi quadri che sono realizzati interamente in fiori. Quante ore di lavoro, Giancarlo? 24 ore, dal mezzogiorno del giorno precedente fino all'una del giorno successivo. Un lavoro prezioso di tutte queste donne che però si recupera, che recupera un lavoro di raccolta di fiori nei prati, nei campi, di acquisto anche di fiori. Ce ne vogliono per fare un'infiorata così dai 12 ai 15 mila mazzi. Qui c'è una tecnica particolare di messa a terra, si chiama. Lavorano moltissimo sulla composizione della pittura e si vede con i rilievi, con il lavoro accurato, con gli stencil. È un lavoro che comincia 6-7 mesi prima e si conclude in una notte. Parlavo di emozione che arriva dalla vista di questi lavori, ma arriva anche da un profumo meraviglioso che avvolge chiunque entri qua e che ahimè non possiamo trasmettere tramite i nostri apparecchi tecnici, ma che vi garantisco è veramente emozionante. Complimenti a tutti voi. Il nostro volo, o se preferite la nostra immersione nel Medioevo in questo weekend nella Gola della Rossa qui a Fabriano, prosegue. Ho con me i nobili fabrianesi, ho il capitano degli armati, ho il priore, la priora, la dama gialla, ma soprattutto ho Ignazio che ci riporta nel Medioevo per capire cosa mangiamo oggi nel Medioevo. Oggi mangiamo nel Medioevo un prodotto tipicamente della nostra città, della nostra zona, e sono gli insaccati, perché nel Medioevo per conservare la carne si doveva utilizzare il sale, non avevamo ancora i congelatori eccetera. Fortunatamente, mi viene da dire, ma va bene. Per cui abbiamo prodotti locali, qui c'erano molte pecore nella montagna, un bellissimo allevamento, un allevamento enorme di questi animali, per cui abbiamo dei pecorini fatti qui nella nostra zona. Il salame di Fabriano, famoso salame di Fabriano, che già dal Medioevo lo facevano, il capocollo e il prosciutto, che era la parte nobile del maiale. E quindi si apre con questi insaccati, poi le pincinelle. All'epoca si coltivava il grano, quindi si mangiavano tutti i prodotti del grano. Nei primi piatti noi abbiamo scelto un piatto fatto con una specie di spaghetto fatto con acqua e farina che si chiama pincinella. Acqua, farina e basta. Acqua e farina, classica di Fabriano. Venite a Fabriano che mangiate queste pincinelle. Un po' di carne, ce la fai mangiare? E verranno condite naturalmente sempre con il maiale, che qui è il re della zona. Difatti i nostri insaccati sono meravigliosi. Ignazio, nel Medioevo un bicchiere di vino si beveva? Si beveva molto vino e buono, è buono, tant'è vero che abbiamo tradizioni buone nella nostra zona di vino. Ma dove vai, bellezza in bicicletta?
così di fretta pedalando con ardore. Questi locali immensi di proprietà della Curia Vescovile di Fabriano ospitano una mostra davvero interessante. Questo è uno spaccato di vita, è uno spaccato dell'arte e dei mestieri dagli anni 20 fino agli anni 60. Luciano Pellegrini, con grande dedizione, partendo da una sua bicicletta che suo papà ed egli stesso usava per andare a raccogliere le pelli sulle frazioni, sulle colline intorno a Fabriano, prende spunto per collezionare una serie di biciclette dedicate ai mestieri. Queste erano le biciclette che animavano solitamente una volta a settimana il mercato delle città, perché così come oggi con un click si può ricevere in casa ogni oggetto, al tempo, senza un click ma con un giro in piazza, si poteva avere il giocattolo con la bicicletta che arrivava piena di giocattoli, si poteva avere la merceria con la bicicletta che arrivava piena di merce, il gelato, la piadina romagnola, il croccante, le castagne, gli ombrelli e le cravatte, il bombolaio e quanto altro. Tutto a domicilio, pedalando, pedalando, pedalando. Questa città ha dato i natali tra il 400 e il 500 a tanti artisti, uno tra tutti il Gentile da Fabriano, una delle cui opere più importanti è esposta all'entrata dei Musei Vaticani in Roma. Questo è l'ospedale del Buon Gesù che ha ospitato la mostra Da Giotto a Gentile. Giancarlo, intanto cos'era questo ospedale del Buon Gesù? Nasce, lo fonda San Giacomo della Marca, uno dei santi più famosi dell'Italia. San Giacomo fonda questo ospedale per l'accoglienza dei pellegrini, per la preghiera, ma in particolare poi si trasforma pian piano per la cura e poi in seguito diventerà l'ospedale che accoglieva gli esposti, i ragazzi abbandonati, i bambini che le famiglie lasciavano davanti le porte delle chiese o in altri luoghi, e qui venivano cresciuti, fatti crescere, allevati. Da qui ci sono 70 opere tra il 300 e il 600. Ora si è arricchita di una donazione. La signora Esther Merloni, morendo, ha voluto donare alla città la collezione di quadri moderni di tutti gli artisti italiani del Novecento che teneva in casa, e ci sono Burri, Balla, Boldini, Afro. Beh, Giancarlo, in questo luogo di grande spiritualità mi piace ricordare anche almeno altri due o tre nomi: Allegretto Nuzzi, qui a Fabriano, e poi alcuni artisti che venivano identificati proprio con il nome della città di provenienza, erano quasi dei promoter dei luoghi. Ad esempio il maestro di Campodonico che ha lavorato nella bottega di Giotto, e poi il Sassoferrato, Giovan Battista Salvi, di cui quest'estate è attiva proprio una mostra molto importante. Che emozione, un arpeggio in un pianoforte del 1912. Qui siamo nel complesso monumentale di San Benedetto, al Museo del Pianoforte Storico e del Suono. Viaggiando nelle sale di questo museo non è possibile solamente vedere un pianoforte, ma anche avere una guida preparata che è un maestro concertista che ci farà sentire il suono di quel pianoforte. Incontriamo Claudio. Claudio, questo è il pianoforte con più età. 1810 a 200 anni, abbondanti. Ci sono molti motivi per cui tu, che di solito guidi in queste stanze, sei un concertista, mandi via chi viene qua con tante emozioni. Quali sono questi motivi? Beh, per prima cosa la musica dal vivo, che ha questa grande forza, il fatto che si possano ascoltare delle note
su un pianoforte, in questo caso tutti i pianoforti, che non hanno alcuna intermediazione di aspetti tecnologici. C'è un esecutore, come nell'antichità, c'è uno strumento e le persone ascoltano. Ha delle percussioni, ci fai sentire come funziona? Sì. C'è un pedale che aziona tre suoni combinati, piatti, grancassa e campanelli. È il pianoforte che ami di più questo? È il primo pianoforte della mia collezione. C'è un pezzo di cuore un po' speciale. È il primo pianoforte che io più di 25 anni fa ho incontrato. Non era così, perché era tavole di legno e adesso è ritornato un pianoforte. Beh, Accademia dei Musici non è un caso che sia un contenitore molto grande, perché all'interno di questa accademia, che appunto tratta di musica a livello specialistico, c'è il Museo del Pianoforte Storico e del Suono, con tutta questa esposizione di 30 esemplari, tutti i maestri della storia del pianoforte, e naturalmente c'è un laboratorio di restauro. Note soavi dall'Accademia dei Musici per questo weekend qua nella Gola della Rossa e dall'Accademia dei Musici, che ha due importanti ambasciatori, Riccardo Muti, presidente onorario, e Piero Angela, testimonial. Grazie Claudio. Grazie Paolo. Sandro, uomini, donne, giovani, meno giovani, tutti attratti da questi luoghi incantevoli, una soddisfazione per voi? Una soddisfazione enorme, Paolo, perché siamo in dei luoghi apparentemente molto conosciuti e importanti, come quelli che sono all'interno del Parco Gola della Rossa e di Frasassi, come la città di Fabriano, come le grotte di Frasassi ovviamente, e tanti altri centri minori significativi dal punto di vista turistico, ma non tanto da essere valorizzati, soprattutto dal punto di vista digitale. E allora arrivano questi nuovi mezzi, queste nuove iniziative che credo oggi siano fondamentali. Perché oggi il digitale, con i dati, ci racconta che oltre il 90% dei turisti scelgono la propria meta turistica o la pianifica attraverso gli strumenti digitali, il che significa che i sistemi digitali ormai diventano indispensabili, non più un'opportunità ma un'esigenza assolutamente ineludibile per poter avere la possibilità di poter comunicare e di creare una suggestione. Fabriano è conosciuta in tutto il mondo, il rispetto dei valori del palio, ma anche ovviamente di tutta la comunicazione che si fa nella città di Fabriano, si concentra sulla carta. In questo senso, tra l'altro, c'è stato anche al Museo della Carta una presenza significativa con la Faber, che ha esposto le proprie cappe fatte con carta a mano. Sì, pensate, come qui nasce la carta, qui a Fabriano nasce un elettrodomestico importante che è la cappa aspirante. Abramo Galassi, un imprenditore illuminato, inventò questo strumento e al Museo della Carta c'è proprio questo connubio tra la carta e l'elettrodomestico, perché la Faber, come dicevi tu, è riuscita a creare questa cappa fatta completamente di carta a mano grazie al talento di Sandro Tiberi, che è un famoso mastro cartaggio taglio fabrianese. Beh, allora, ai prossimi Photo Walk, complimenti per quanto fate. Grazie mille, grazie. E da Fabriano, capitale del Parco Gola della Rossa, l'appuntamento al prossimo weekend, qui con oltre 150 fotografi. Un buon weekend a tutti voi e al prossimo Photo Walk. Evviva! Paolo, se ti dicessi che ho un'amica alta, secondo te quanto è alta? 1,80 m. E se ti dicessi che è anche ricca, secondo te quanto guadagna una persona ricca al mese? 7.000 euro al mese. E se questa mia amica fosse anche una mia vicina di casa, secondo te quanto dista da casa mia? So, 200 metri. Ecco, tu immagina che io abbia fatto questa domanda a 100 persone diverse. Probabilmente avrei ricevuto 100 risposte diverse. Ma in effetti sei stato vago, perché alta, ricca, vicino casa. In effetti un buon comunicatore non si esprime in questo modo, cioè non dice ci vediamo dopo, ci vediamo più tardi, ho un bimbo piccolo. Un buon comunicatore direbbe ho un'amica alta, 1,80 m, che guadagna 7.000 euro al mese e che abita a 100 metri da casa mia. Me la fai conoscere? Certamente. Buono.